Un pomeriggio ricco di emozioni, quello trascorso domenica 26 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Gragnano di Capannori, che di certo non sarà dimenticato da tutta la comunità. Dopo 3 anni di restauro è ritornata a suonare l'antico organo costruito da Nicodeme Agati nel 1867. Era il sogno di Don Emiliano Citti e oggi possiamo dire che il sogno si è avverato. Sì, possiamo parlare di un sogno che finalmente si è realizzato nell'arco di 3 anni e mezzo in cui il nostro organo è stato restaurato da Maffucci Samuele e suoi collaboratori. E oggi abbiamo gustato questo concerto perché si metteva la parola fine a questo restauro. Ora ce lo possiamo godere questo organo. La cerimonia si è aperta con la santa benedizione dell'organo e a seguire i saluti istituzionali con la presenza del sindaco di Capannori, Luca Menesin. Questo lavoro di recupero dell'organo di Gragnano è un lavoro veramente importante, quindi grazie a Don Emilio, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questo recupero, e allo stesso tempo è un qualcosa che viene donato alla comunità capannorese tutta. Pubblico molto numeroso nonostante la giornata piovosa, da segnalare la presenza del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, e di Oriano Landucci per conto della Fondazione Banca del Monte, due enti che hanno contribuito al recupero dell'organo. Quindi ha preso il via il concerto di Giulia Biagetti in un percorso musicale in grado di valorizzare, oltre alle doti musicali della concertista lucchese, anche quelle dell'organo appena restaurato. Al termine del concerto, il giudizio sullo strumento non lascia dubbi. Conosco chi l'ha restaurato, quindi sapevo che il lavoro sarebbe stato fatto bene e così è stato, ma è la qualità dello strumento, è uno strumento che dice la verità, è uno strumento trasparente, è brillante, è efficace in tutto quello che dice, quindi per me è stata una gioia e ci ritornerò.